Nel momento in cui l'azienda sembra aver raggiunto il massimo livello di crescita e di notorietà, è pronta per compiere un ulteriore salto di qualità. Sta per diventare molto più grande e molto più nota. Addirittura la più amata dagli italiani. Grazie a una campagna pubblicitaria che diventa un simbolo del costume nazionale. Un ambizioso progetto di comunicazione che nasce dalla naturale capacità di Walter Scavolini di pensare in grande. Fin da quando verniciava i pannelli per Gorini e pensava di mettersi in proprio, sapeva che non si sarebbe fermato a un laboratorio domestico. La piccola dimensione della bottega artigiana era solo un punto di partenza, l'inizio dell'impresa di una vita. Ripete spesso che per fare le cose in piccolo, tanto vale ne fare nemmeno. Quando versa la grappa agli amici, sceglie sempre un bicchiere grande. Nel grande ci sta anche il poco, dice con un sorriso. Nel piccolo ci sta solo il poco. Scavolini è un uomo e un imprenditore che sa volare in alto camminando piano. Piccoli passi tenaci, continui, lo sguardo e la mente sempre aperti, l'occhio puntato sul futuro. L'idea della campagna pubblicitaria prende forma quando un rotocalco pubblica in copertina i tre personaggi più famosi del momento. Uno è il Papa, Karol Wojtyła. L'altro, il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. E il terzo, una soubrette, Raffaella Carrà. Thank you.